Molto spesso le persone si affezionano alle diete con le quali hanno ottenuto dei risultati e diventano dei fan. Per me la dieta del digiuno è la migliore. Ma cosa dici? Quella della banana è la migliore. Ma cosa dite, ragazzi? Io faccio la paleodieta. Ma questo non è il mio caso e oggi ti spiegherò tutto sulla mia esperienza con la dieta chetogenica. Vi mostrerò cosa mangiavo e soprattutto se conviene fare un tipo di alimentazione del genere. Ma cos'è la dieta chetogenica? La dieta chetogenica è una dieta a basso contenuto di carboidrati, circa il 5%, il 20% di proteine e il 75% di grassi. L'obiettivo della dieta è quello di portare l'organismo a uno stato metabolico particolare chiamato chetosi. In mancanza di carboidrati, il nostro corpo cercherà vie diverse per ottenere l'energia e brucerà maggiori grassi. Nella dieta chetogenica sono permessi i seguenti alimenti: tutti i tipi di carne, pesce, formaggi, grassi e oli da condimento, mentre gli alimenti vietati sono tutte le forme di carboidrati: pane, pasta, bibite dolci e frutta. I carbo sono limitati a 50 grammi e di solito provengono dalle verdure o dalle fibre. La mia esperienza con la dieta chetogenica iniziò a maggio dell'anno scorso. Si era quasi avvicinata l'estate e desideravo definirmi, ma soprattutto togliermi quella dipendenza dai carboidrati che abbiamo un po' tutti. Io sono alto 1,70 m e il mio peso di partenza era 72 kg. I primi 3-4 giorni li ricordo benissimo perché avevo molta difficoltà a dormire e avevo tanta sete. La sete era dovuta al fatto che avevo la bocca asciutta. Al mattino invece mi sentivo molto più concentrato, probabilmente perché i carboidrati danno una sorta di sonnolenza. Inizialmente avevo molta voglia di mangiare il mio classico pasto di piatta. Il mio classico piatto di pasta. Però con l'andare del tempo mi rendo conto che avevo meno voglia di mangiare carboidrati e mi saziavo subito. Di solito si dice che per ottenere un buon risultato fisico bisogna dedicare il 70% delle energie all'alimentazione e il 30% all'allenamento. Io non sono molto d'accordo con questo, perché penso che sia un 50% alimentazione e un 50% allenamento. Stante i carboidrati bassi, mi allenavo comunque 4-5 volte a settimana e abbinavo il corpo libero all'allenamento con i pesi. Ora vi mostro alcuni video che ho trovato sul mio Instagram di maggio dell'anno scorso. Ora vi mostro un esempio di una giornata di keto. La mia colazione preferita era con un omelette di uova, salame e formaggi. Molto gustosa e contiene solamente 2 grammi di carbo. In questa dieta non è molto facile variare. A pranzo mangiavo un hamburger, 2 uova e del prosciutto. È permessa la verdura, ma dovremo stare attenti alle quantità e il tipo. La cena invece era abbastanza leggera. Mangiavo le mie solite uova, un würstel e del grana. Prima di vedere i risultati della mia trasformazione, ci tenevo a dirvi 2 cose importanti. Questa dieta funziona per 2 motivi. Avremo un ridotto appetito e elimineremo certi cibi calorici. Secondo me, eliminare i carboidrati non è la soluzione giusta. Ci basterà semplicemente guardare il bilancio calorico settimanale e ogni tanto potremo anche andare al ristorante. Un altro fattore molto importante da considerare è che privare certi cibi ci accrescerà la voglia di mangiarli e in alcuni soggetti potrebbe predisporli a disturbi alimentari. Ed ecco il mio sgarro dopo la dieta. Una bella pizza, gorgonzola e pere. Il gusto della pizza fu amplificato un sacco e me lo ricordo come un momento bellissimo. Ma questa dieta è migliore rispetto alle altre per la perdita di peso? In questo studio clinico hanno confrontato 132 soggetti in 4 diversi schemi. Il primo aveva proteine normali e carboidrati normali. Il secondo, proteine normali e carboidrati bassi. Il terzo, proteine alte, carboidrati normali. E infine il quarto, alte proteine e carboidrati bassi. Dopo un anno di dieta non hanno trovato nessuna differenza fra i gruppi dei carboidrati normali e bassi, a patto che le proteine siano alte. Questo può suggerirci che la perdita e il mantenimento del peso dipendono dall'alto contenuto di proteine e non da un basso contenuto di carboidrati. Vuoi avere la miglior forma fisica di sempre? Vai sul mio sito e prenota una consulenza gratuita. Attenzione però perché i posti sono limitati. Tornando alla mia trasformazione fisica, dopo un mese sono riuscito ad arrivare al peso di 68 kg. E quindi ho perso circa 3 kg. Questa era la forma fisica che avevo ottenuto.
Vi ricordo che già dai primi giorni potrete sperimentare una maggiore perdita di peso rispetto alle solite diete. Purtroppo questo non è grasso, è dovuto al fatto che andrete a perdere acqua, visto che i carboidrati si legano a questa. In conclusione, questo tipo di dieta non lo consiglio, ma se proprio dovete farlo, vi suggerisco di affidarvi a uno specialista e tenerla per un breve periodo. Spero che il video vi sia piaciuto, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo per un prossimo video.